introduciamo così il nostro prossimo ospite. Capari, releasing la Padula. Nice cutback. It was Roberto Insigne closing in. Still la Padula. Roberto Insigne has his goal against Napoli. What a story this is. Politano. Lorenzo Insigne on his unfavored left. It's wonderful. What an equalizer that is. His younger brother got the opener and now Lorenzo Insigne has the equalizer. Petagna. And now Politano joining in. Matteo Politano. Petagna's there. And Napoli have turned things around. Andrea Petagna off the bench to get his first goal in Azzurri colours. Lovely combination between the two substitutes. La Lega Serie A racconta le partite in Inghilterra e non solo, anche attraverso la voce di Patrick Kendrick, che è ai nostri microfoni. Come stai, Patrick? Ben trovato, buonasera. Grazie Diego, benissimo, grazie. Bene, grazie a te per essere con noi. Ascoltavo poi il commento ad ogni gol, perché su Roberto Insigne dicevi: ma che storia è questa? Segna proprio contro il Napoli. Su Lorenzo pareggia con il piede sinistro, che di fatto poi non è il suo piede, e su Petagna proprio lui che entra dalla panchina. È stata una bella partita ieri da raccontare. È stata una bellissima partita da raccontare, soprattutto perché per noi telecronisti, no, cerchiamo un po' di anticipare un po' gli spunti che magari si possono rivelare durante il corso della partita. Ovviamente il primo gol in Serie A contro il suo Napoli, tra virgolette, per Roberto Insigne è stato qualcosa di fantastico, e ovviamente lì si vede un po' la rivalità, no, tra i fratelli, perché Lorenzo Insigne, secondo me, se non fosse stato stuzzicato dal fratellino, magari non gli sarebbe riuscito così bene quel tiro col mancino. E poi ovviamente molto contento per Petagna, perché non ha avuto un grosso minutaggio fin qui con la maglia del Napoli, però comunque è entrato e ha segnato un gol decisivo. Quale potrà essere il ruolo di Petagna in questa stagione con la maglia del Napoli, secondo te, Patrick? Lui ovviamente parte da, dice Osimhen, credo che questo sia un'evidenza, e lui sarà anche, penso, contento di accettare questo ruolo almeno per il primo anno. Chissà, magari se poi riesce a giocare bene potrebbe anche diventare, non lo so, un titolare assoluto, ma lo vedo difficile, soprattutto per il prezzo del cartellino del nigeriano. Però ovviamente lui avrà le sue chance per far rischiatare Osimhen, anche perché il Napoli, come abbiamo visto, è comunque impegnato su diverse fronti, e credo che sia importante comunque il passaggio del turno in Europa League, adesso in salita dopo la sconfitta contro la AZ Alkmaar. Esatto, infatti si arrivava poi a questa gara con il Benevento dopo la sconfitta con la AZ in casa, con delle aspettative chiaramente per una squadra, Patrick, che cercherà di essere protagonista in tutte le competizioni. Per esserlo anche in Europa League, ovviamente in Spagna giovedì sera avrà un solo risultato, ecco, se vogliamo, a disposizione, ma per cercare di raggiungere la qualificazione con meno ansia, meno stress possibile. Sì, non vuoi arrivare alla sesta giornata di Europa League ancora con il futuro da decidere, diciamo. Sicuramente questo passo falso in casa non ci voleva, perché tendenzialmente si dice basta vincere le partite casalinghe e poi ti basta un punticino fuori. Invece Napoli, perdendo in casa con gli olandesi, adesso deve fare risultato con la Real Sociedad. Non è detto per me che debba vincere per forza San Sebastian, però ovviamente con una vittoria stai lì 3 punti su 6 e hai tutto il girone davanti, cioè 4 partite su 6, e puoi anche vincere il girone, cosa che spesso si rivela fondamentale per il resto del torneo. Patrick, da telecronista, ovviamente tu conosci meglio di tutti l'importanza del pubblico, no, che ti accompagna nel racconto, no, delle azioni, del momento, dell'emotività, del pathos. Quanto sta risultando più complicato, ecco, raccontare le gare quando il pubblico poi non c'è? Molto più complesso, devo dire, Diego, ma anche per un fatto, non voglio rovinare, diciamo, il bello, il mistero della telecronaca, però anche per i motivi di sicurezza. Noi stiamo raccontando le partite dalla cabina, è chiaro che non è più la stessa cosa, ma c'è da dire sicuramente che ti manca comunque l'entusiasmo del pubblico, anche qualche spot. Ho sentito comunque con il microfono lì a bordo campo qualcuno che ricordava comunque il 94esimo minuto a Gattuso, no? Quella partita storica
al Vigorito il suo esordio con il Milan, no? Quando pareggiò il gol di Brugnoli, il portiere, esatto. Quindi secondo me sono proprio un po' il colore dello spettacolo che manca sicuramente agli spettatori, per loro non è più la stessa cosa guardare da casa. E anche per quanto riguarda la parte tecnica, io noto che parlo di più, mentre magari prima lasciavo parlare un po' di più i rumori eccetera dal campo, invece in questo momento mi sento che devo coprire un po' di più, diciamo, perché il silenzio è brutto, non è bello, anche perché a volte si sente qualche parolaccio, qualche bestemmia anche lì, anziché dover chiedere scuse in continuazione preferisco raccontare qualcosa di più carino, diciamo così. Ecco, li copri con il racconto le parolacce, fai bene. Va bene Patrick, grazie per essere stato con noi, un abbraccione. Grazie a voi, ciao ragazzi. Grazie a Patrick Kendrick, ci dobbiamo